Io vedi. Sono stata allevata da una madre ascetica, stoica, dura come un pezzo di ferro. E quando eravamo piccoli, non faceva che ripetere a mio fratello e a me che nessuno viene al mondo per divertirsi, che la vita è un continuo inferno e che ognuno deve fare le proprie scelte e che l'unica soddisfazione che possiamo avere sta nel fare il nostro dovere. Bambino mio, mi ha dato un'educazione straordinaria, straordinaria. Gliene sono immensamente grata. Il mio corpo non ha mai chiesto né di divertirsi né di star bene neanche. Ha detto solo: se la vita è fatta così, beh, vuol dire che dobbiamo prenderla così. Ed è per questo che la prima persona che ho incontrato, avevo già più di 20 anni, che mi ha detto che la vita poteva essere un'altra cosa, ho risposto: ah, sul serio, lo crede davvero? E mi ha raccontato dell'insegnamento di Teo, della vita cosmica, del Dio interiore, di un mondo nuovo, che sarà un mondo di bellezza e almeno di pace, di luce. Allora mi ci sono buttata a capofitto. Ma anche qualcosa mi ha detto: dipende soltanto da te, non dalle circostanze esterne. Per carità, non dare mai la colpa alle circostanze. È in te che devi trovarlo, è dentro di te che si trova l'elemento trasformatore. E dovunque tu sia, anche sprofondata dentro una cella, potresti farlo comunque. È voluto dire trovare un terreno già bello e pronto, che il corpo non pretendesse niente. Beh, credo che un'educazione del genere sia proprio la migliore. Invece noi qui coi bambini facciamo tutto il contrario. Ma è così, è un principio, non è della pratica.